Mario Nigro è certamente una delle personalità maggiori tra i pionieri dei movimenti artistici del secondo dopoguerra. Il suo forte potere creativo e il suo pensiero radicale sono mirabili ed esemplari. Il lavoro e la ricerca di Mario Nigro si trovano esattamente al confine netto tra passato e futuro, tra espressione e razionalità, tra portata emotiva e rigore strutturale. Nato a Pistoia nel 1917, Nigro coniuga varie esperienze tra scienza, come dimostrato dalle due lauree in chimica e farmacia, musica, studia infatti pianoforte e violino, politica e pittura. Egli si avvicina all'astrattismo alla fine degli anni 40. In quel medesimo periodo giungono a parallela definizione l'indagine materica di Alberto Burri, lo spazialismo pluridimensionale sperimentale di Lucio Fontana, il segno inconfondibile di Giuseppe Capograssi, la gestualità libera di Amilio Vedova. Nigro sceglie di ripartire dalle origini dell'esperienza non oggettiva e dai grandi maestri delle avanguardie. Studia il costruttivismo di Piet Mondrian e di Casimir Malevich e si interessa al dinamismo futurista, con particolare attenzione per le opere di Giacomo Balla. A partire da una sintesi critica dell'opera dei Tre, Nigro giunge all'elaborazione di un linguaggio che si fonda su tre elementi essenziali: costruzione, percezione, colore. Dall'inizio degli anni 50 egli dà il via al ciclo di opere intitolate Spazio totale, tele caratterizzate da fasce di colore sovrapposte che si espandono dinamiche verso e oltre i limiti della tela, superando idealmente la bidimensionalità dello spazio pittorico. Lo splendido spazio totale da noi presentato sembra avere il respiro della vita, intreccia espressività ed esattezza, brulica di movimento e musicalità. Si presenta allo spettatore come frammento dell'universale fluire esistenziale che lotta con la totalità dello spazio in espansione. Sulla tela si irradiano fughe prospettiche di reticoli che sembrano voler andare oltre i confini della tela. Sul fondo grigio, tacche di colore si rincorrono, interrotte solo dalla griglia nera. Il rosso si declina fino all'arancio e l'arancio si distilla fino al giallo. Il movimento è dato da ogni elemento. Se dal punto di vista strutturale il riferimento sono le griglie neoplastiche di Mondrian, dal punto di vista cromatico si richiamano invece gli studi di Kandinsky sul rapporto tra colore ed emozione. Il colore è libero dalla forma, ma nel contempo ne viene riconosciuta l'energia simbolica, comunicando nel quadro vitalismo ed euforia. Nell'opera Nigro interpreta l'universo facendo ricorso all'astrazione geometrica, rompendone l'ordine e la bidimensionalità in una resa disordinata e simultanea che comunica l'impossibilità di pacifica unione tra spazio e tempo.